delegato del soccorso alpino Dolomiti Bellunese Alex Barattin per fare il punto sulla situazione dei soccorsi in montagna in questa prima metà di stagione, ormai segnata dal post-Covid, in realtà con una diversificazione rispetto all'anno scorso dell'affluenza in montagna. La stagione è partita in modo importante, gli interventi ci sono tutti i giorni, il periodo è già come agosto, diciamo. Riscontriamo di fatto un pubblico diverso, un utente diverso rispetto agli altri anni, un utente meno esperto della frequentazione dell'ambiente alpino. Quindi chiediamo un'attenzione particolare alla programmazione della gita e soprattutto alla scelta dei sentieri. I social, le TV, ogni ora, ogni mezz'ora danno i bollettini meteo e quindi vanno visti e vanno valutati. Sono fatti molto bene. Noi qui in zona abbiamo ARPAV Dolomiti Meteo, che dà buone indicazioni e di dettaglio sulla zona dolomitica. Quindi è uno degli aspetti principali, è guardare il meteo. E un'altra cosa molto importante è valutare il percorso che andiamo a fare e soprattutto con chi lo andiamo a fare. Se lo facciamo con i nostri figli, dobbiamo tarare la gita sulle persone meno in forma, meno forti. Quindi i nostri figli che sono piccoli non dobbiamo fare grandi dislivelli, dobbiamo farli divertire in montagna. Fatevi alzare dal letto, che non fa male a nessuno. Però verso mezzogiorno, primo pomeriggio, dobbiamo essere già di ritorno. Nella regione Veneto l'utente in caso di recupero deve compartecipare alla spesa. Chiediamo con forza che l'utente sia assicurato. Avete visto cambiare anche la tipologia degli interventi in questi mesi? La statistica conta pochino, no? Perché abbiamo pochi dati, però questi pochi dati ci fanno già vedere una tendenza che sono cambiati gli interventi soprattutto per tutte quelle attività dove non c'è preparazione, quindi manca la preparazione fisica. Non dimentichiamo che siamo rimasti in casa per 3 mesi e non abbiamo più la forma che avevamo prima. Il Covid impone anche a voi naturalmente di adottare certe misure. Come avete formato i volontari per avere, come dire, la freddezza di inserire questa ulteriore attenzione alle mille che devono già avere per salvarsi la vita e per salvare gli altri? A metà febbraio, quando è iniziata questa emergenza, già il soccorso alpino si era messo in moto, perché dobbiamo prevenire, non curare. Quindi abbiamo iniziato a fare una campagna di sensibilizzazione verso di noi stessi, e quindi abbiamo creato dei protocolli di intervento, una formazione di base che ha implementato già le formazioni che abbiamo. Calcolate che un intervento reale comporta 10 eventi formativi, quindi su 1000 interventi che facciamo all'anno abbiamo circa 100-130.000 ore di formazione. A questo si sono sommate queste ulteriori formazioni per dare quelle indicazioni di dettaglio per l'uso di mascherine, tute intere, anti-Covid, e poi un approccio in parete che naturalmente deve essere tarato di volta in volta, perché in questo periodo il rischio c'è ancora, è diminuito sicuramente, però dobbiamo avere un'attenzione molto alta, perché non sappiamo mai a chi andiamo a soccorrere e anche noi stessi possiamo essere portatori di contagio. Voi collaborate anche tra corpi di soccorso alpino delle diverse province? Direi che è fondamentale la cooperazione e la sinergia quotidiana. Quotidianamente ci troviamo ad intervenire nell'area di confine. Il Veneto confina con tutte le regioni e le province autonome, quindi da sempre c'è una cooperazione suggellata anche da dei protocolli di intervento e soprattutto anche delle attività che facciamo anche oltre Italia, con gli austriaci, facciamo degli interreg. Innanzitutto benvenuti al Luc Tamurin, qua a Badia, a 1310 metri di altitudine. Quello che vedete qua dietro è il nostro maso, il Luc Tamurin. Il Luc in ladino, maso in italiano, è in realtà l'unità agricola, quindi composta dagli edifici e anche gli appezzamenti, che sono prati, pascoli, boschi e quant'altro. Il maso chiuso tiene insieme quello che è il maso in un'unità e passa di generazione in generazione senza frammentarsi. Questo è un maso chiuso che però in realtà è aperto al pubblico, è aperto alle scolaresche prima di tutto, perché qui avete deciso
di realizzare una fattoria didattica. Quando sono arrivata qui per amore 5 anni fa, mi sono innamorata anche del posto dove sono. Uno scrigno di segreti, di conoscenze che mi ha proprio lasciato a bocca aperta. Con Gottfried abbiamo deciso tutte queste cose che sono racchiuse qui, dobbiamo raccontarle. L'attività principale è l'allevamento. Teniamo poi razze animali un po' rare e quindi abbiamo aderito all'Arche Austria, che è una rete che vuole tutelare alcune razze rare. Qui stiamo vedendo una chioccia con i suoi due piccoli pulcini. E la razza della chioccia è la gallina tirolese, il Tiroler Huhn. Anche loro 8 che fanno parte del progetto, e sono rimaste molto poche della loro razza, si contano poco più di un centinaio di individui. Alleviamo conigli di razza Blaue Wiener, blu di Vienna, perché fa parte del progetto Arche e perché ci siamo innamorati della loro bellezza. Il prossimo anno scolastico sarà assegnato in tutte le aule della misura anti-Covid. Potrebbe essere in realtà l'occasione per riscoprire una didattica diversa. Abbiamo visto che negli ultimi anni la scuola cerca non solo esperienze nuove e entusiasmanti, ma qualcosa che riguarda la vita concreta. Laurent Luc Tapaur e Cilin Impagne, una fortuna da avere una famiglia. Le mie fonna, i sono le mie tuns e le per fortuna i neni, che i miei genitori stanno una grandissima mano. Ecco, adesso possiamo concludere con una buona merenda del Maso, dove potete assaggiare alcuni prodotti tipici, quasi tutti che provengono dal nostro territorio e in gran parte dal nostro Maso. Su nostra proposta si è cercato di avviare la rete delle fattorie didattiche un po' più o meno come funziona adesso la rete dei rifugi, la rete dei produttori o altre reti della Fondazione UNESCO, per essere moltiplicatori anche di quello che è il patrimonio dell'umanità e alle fattorie didattiche dare un'ulteriore nicchia dove sviluppare delle attività o coinvolgere la popolazione. Del Museo Diocesano Belluno Feltre. Sono Romina, una delle guide del Museo Marmolata Grande Guerra 3000 metri, che si trova qui a Serauta sulla Marmolata. Il Museo delle Dolomiti ha deciso di dedicare una sezione ai sassi, alle pietre. Operatori museali, 30 musei delle Dolomiti, dal 23 luglio, con una presentazione rigorosamente in diretta a Facebook, ci hanno messo la faccia, la firma, il volto, la voce, le storie. Si tratta di Officina di Storie e il nuovo spazio digitale dei musei delle Dolomiti, ospitato dalla piattaforma dolom.it e promosso nell'ambito del progetto di rete della Fondazione Dolomiti UNESCO. In realtà è uno spazio virtuale, ma le connessioni che abbiamo attivato sono molto fisiche, perché appunto raccontiamo tutti i musei delle Dolomiti. Ci sono più di 30 istituzioni e 50 persone che hanno in questi mesi aperto le porte virtuali dei musei, quando all'inizio erano chiuse per il lockdown, ma dopo, anche dopo, hanno continuato a tenerle aperte e a tenere aperti questi racconti. Al suo interno infatti troverete 700 risorse digitali che compongono gallerie multimediali, blog interattivi, memory game e tantissime altre narrazioni digitali che arricchiranno la conoscenza del patrimonio. E la cosa interessante è che non è una mostra soltanto da visitare, non è una mostra online soltanto da visitare, ma è anche uno spazio al quale contribuire, perché ci sono tantissime storie che aspettano di essere raccontate e la piattaforma accoglie nuovi contributi. Chi ci sta ascoltando in questo momento, che servizio può trovare in questa nuova esperienza? Trovare appunto, come si diceva, un racconto generale del patrimonio delle Dolomiti, che è nato da 7 hashtag che sono stati identificati dagli operatori museali. Mountain rides, inclined living, beyond the pass, sports culture, different times e Dolomites change. Hands in stone, ho dimenticato. Sono nati grazie ai contributi prima sui social network, quindi sono hashtag che
potenzialmente sono ancora validi, le persone potrebbero ancora continuare a contribuire. Tutte le persone che abbiamo incontrato sono persone appassionate, entusiaste, con un grandissimo amore per il proprio territorio, per il patrimonio che custodiscono e hanno poco personale, questo bisogna anche dirlo, i musei hanno bisogno di persone e spesso appunto non ci sono i fondi, però possiamo anche trovare all'esterno non solo visitatori ma anche comunità che ci possono anche donare nuove storie, nuovi patrimoni. Tutto questo tra l'altro è successo proprio nel periodo del lockdown e quindi abbiamo mantenuto una discussione e è nata una comunità di operatori che lavorano e siamo contenti di vedere che lavorano anche autonomamente e si scambiano materiali, si confrontano sulle tematiche. Potete accedere direttamente da dolom.it, troverete la galleria Officina di Storie, oppure entrare nel sito della Fondazione Dolomiti UNESCO e anche lì troverete una porta per entrare in questo spazio. Il sapore delle Dolomiti, la fatica, la qualità. I produttori della rete creata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO si sono dati appuntamento a Tramonti di Sopra in occasione di un'edizione speciale della tradizionale festa della Pitina, caratterizzata da degustazioni e presentazioni online per ribadire che la sfida della vita in montagna passa attraverso il lavoro di chi cerca di trasformare le difficoltà in valore aggiunto. E così, davanti alle telecamere, Renato Pancera dell'azienda agricola La Sloda della Val di Zoldo ha presentato i suoi pluripremiati mieli di acero montano e di erica carnea. Chiara Santarossa dell'azienda agricola Saliete di Clout, nota per le fragoline di bosco, le erbe aromatiche e le essenze, ha accompagnato gli spettatori tra i profumi del suo zafferano ed ha presentato l'esperienza anche dell'azienda agricola San Martino di Erto. A concludere, naturalmente, la pitina con Roberto Ferraro dell'agriturismo Borgo Titol. Non è un insaccato perché, diciamo, nei tempi antichi qui non c'erano i maiali, di conseguenza non c'erano neanche le budella, tantomeno le budella di maiale, quindi questo era un salume che veniva fatto principalmente con carne di pecora, capra o camoscio. Una qualità legata sì al duro lavoro, però anche alla qualità del territorio, alla purezza di questo territorio incontaminato. Abbiamo lavorato già da alcuni anni, stiamo lavorando per insomma far conoscere questa valle al di fuori dei confini anche regionali. Quattro prodotti di altissima qualità e, come abbiamo sentito proprio brevemente nelle presentazioni, quattro prodotti che si caratterizzano anche per una altissima qualità e anche una altissima difficoltà nella lavorazione per ottenere questi prodotti splendidi. E appunto mi piace pensare che proprio la difficoltà si associa alla qualità di questi prodotti. Anche il fatto di saper aspettare che il prodotto sia pronto, di non pretendere di avere sempre tutto subito. È un po' come le caratteristiche della montagna, che la montagna bisogna saperci andare nel momento giusto e non pretendere di ottenere tutto subito, bisogna guadagnarsela anche con un po' di sforzo, ma con grandissima soddisfazione. E questi prodotti ci raccontano questa storia qua, ci raccontano la storia della montagna e ci raccontano la storia delle Dolomiti, perché anche le Dolomiti rappresentano un valore enorme in un territorio che alle volte può essere anche difficile, ma questo è quello che spinge molte persone a vivere in questi territori, ad amare questi territori. Il valore culturale di questo dialogo che si è aperto tra produttori di diverse aree con diverse realtà economiche e politiche anche alle spalle, qual è? Beh, intanto già il fatto di parlarsi, di conoscersi e di mettere a comune delle esperienze è un valore che proprio loro ci hanno comunicato. E poi il fatto che riusciamo a mettere vicino dei sistemi diversi, ad esempio adesso stiamo lavorando tra produttori e rifugisti, portare i prodotti di qualità nei rifugi, trovare anche nei rifugi questi tipi di prodotti che sono una rappresentazione del territorio, e andremo avanti su questa linea qui, quindi ampliando sempre di più e costruendo una rete sempre più fitta perché questi prodotti abbiano, diciamo, un loro riconoscimento all'interno di un mercato e possano vivere loro, ma in questo modo far vivere le Dolomiti.